Ciao amiche e ciao amici, il tuo ex è un narcisista, come riconquistarlo? Questo video per rispondere a Ersilia che mi segue su YouTube. Ora, intanto, beh, la cosa, la premessa è che se è un narcisista, forse è una fortuna che sia un tuo ex. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che se tu sei attratta e vuoi riconquistare un narcisista, probabilmente vivi un'esigenza di condizionamento. Cioè, ci sono persone che hanno questo imprinting e si aggrappano, si attaccano a persone che le condizionano. Perché un narcisista in realtà fa questo: un narcisista esaltando se stesso vuole avere il controllo sulle altre persone. Quindi l'esigenza del narcisista è quella di controllare, di condizionare le altre persone, e l'esigenza invece di chi si fa condizionare è quella di essere condizionati, di chi si aggancia al narcisista. Questo è l'incastro. Ora, se il narcisista ti lascia, però questa sua esigenza non viene sicuramente meno. Anzi, a maggior ragione, una maggiore esaltazione del narcisismo è quello di riuscire a controllare una persona anche se non sei più relazionato con lei o con lui. E quindi questa è la sua debolezza. Se tu riconquistare un narcisista è facile perché? Perché la sua debolezza è quella. Nel momento in cui lui sente di perdere il controllo, si aggancia e allora inizia a fare più cose per riacquisire il controllo. E quindi, nel momento in cui lui ti cerca e magari vuol vedere cosa fai, tu sparisci, fai blackout, poi riappari, poi lo prendi pure un po' in giro, lo svilisci, lo rendi, diciamo, risibile rispetto ad altre persone, se possibile. Questo manda in palla il narcisista, perché il fatto di essere considerato una merda, tra virgolette, non lo tollera. Deve passare all'attacco, deve dimostrarti che lui ti può riconquistare, che può riavere, diciamo, quel potenziale che è andato perduto. Per cui questa è la tattica per riconquistare un narcisista: dare, poi togliere, ridare, ritogliere. Se tu avessi gestito la situazione in questo modo, non ti avrebbe neanche lasciato, perché avresti sempre mantenuto vivo, diciamo, l'interesse. Il narcisista ti lascia quando ha capito che tu sei succube completamente, e allora vuole porsi un obiettivo maggiore di renderti succube anche all'esterno da una relazione. Tutto questo ovviamente non è che lui lo fa pensando, adesso mi metto qua, sono meccanismi istintivi che agiscono in modo autonomo, automatico, e quindi funzionano bene anche nella riconquista. Detto questo, poniti però la domanda del perché tu vuoi andare a riconquistare un narcisista, perché poi si comporterà ovviamente come ha sempre fatto prima. Quindi è una domanda che uno dovrebbe farsi per capire che forse è una parte emotiva un po' affamata, e forse vale la pena di dirottare, diciamo, trovare nuovi bersagli emozionali. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, anche tu come Ersilia avrai la possibilità di postare una domanda nei commenti ad un video e di ricevere un video di risposta. Ciao!